Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video a tema natalizio. Oggi apriamo insieme un nuovo calendario dell'avvento, per la precisione il quarto calendario dell'avvento e per l'occasione nuovo calendario, nuovo maglione che in realtà non è nuovo, però l'intento di oggi è quello di somigliare un po' a un albero di Natale con tutti questi gingilli appesi al maglione. Se dovesse interessare a qualcuno, il maglione è di Shein di qualche anno fa, è bello comodo, bello largo, bello caldo, è di qualche anno fa, però teoricamente su Shein dovreste trovarlo ancora, comunque dovreste trovare qualcosa di simile. Io lo adoro, mi piace un sacco, però iniziano a staccarsi un po' tutti questi cerchiolini, quindi non so quanto durerà. Chiusa parentesi sul maglione che non c'entra niente con questo video, il calendario dell'avvento di oggi ha a che fare con il caffè. Ho deciso di acquistare il calendario dell'avvento di Nespresso ed eccolo qui. Eccolo qua, ricorda un po' dalla confezione un pandoro, un panettone, un mini pandoro. Non è gigantesco, devo dire che quando è arrivato mi aspettavo qualcosa di più grande, però effettivamente se ci pensiamo, contiene delle capsule di caffè che non sono giganti, quindi ci sta che non sia enorme. Qui ci sono delle caselline, da questo lato no, da questo lato sì. Questo lato no, qui c'è il 24 che dovrebbe contenere una sorpresa. Io non sono andata a sbirciare, quindi non so quale possa essere questa sorpresa. Mi immagino magari qualcosa, però alla fine del video vi dirò se ci ho azzeccato oppure no. In sostanza, il calendario è questo. Io l'ho ordinato online. Non so se si trovi anche nei negozi. Non so nemmeno se i negozi Nespresso in questo periodo possano essere aperti, ma credo di sì. Comunque, io l'ho acquistato online. 35 euro. Non ci sono le spese di spedizione, cosa che io apprezzo moltissimo, soprattutto in questo periodo. La trovo una cosa corretta. È arrivato in un giorno e mezzo, quindi spedizione velocissima. Ma cosa che già ho notato anche quando ordino le capsule Nespresso, arrivano veramente in pochissimo tempo. E direi che vi ho dato le informazioni che vi do sempre per quanto riguarda i calendari. Possiamo passare al momento dell'apertura. La casellina numero 1 è qua. Andiamo ad aprirla. Spero che non si smonti tutto il calendario, ma sembra abbastanza solido. E tadan, qui c'è la capsula, ce n'è dentro solo una. Non so se riuscite a vedere, ma qui c'è il nome della capsula con anche il livello di intensità. Questa è un'intensità 6, quindi non troppo forte. Ispirazione Genova, e questo è uno dei preferiti di Gigi, tra le altre cose. È uno di quelli che prendiamo sempre anche noi. E questa è la capsula di questo bellissimo color bronzo. Dovete sapere che io non bevo caffè, l'ho già detto tantissime volte nei miei video, soprattutto nei video svuota la spesa ne parliamo spesso. Non bevo caffè, ma soltanto ginseng perché il caffè mi fa venire mal di stomaco, mi agita tantissimo, quindi non riesco proprio a tollerarlo. Bevo il ginseng, ma mi diverto tantissimo ad acquistare capsule del caffè da far provare a Gigi, in modo da trovare quelle che a lui piacciono di più. Mi diverto veramente tantissimo. Poi, vabbè, quando le vedo così colorate, mi piace un sacco anche provarle in base ai colori. Lo so che è una cosa stupida, però è una cosa che mi diverte tantissimo. Io adesso la capsula la rimetto all'interno, anzi, fatemi controllare che ce ne sia soltanto una. Sì, la rimetto all'interno così almeno non facciamo confusione. Vi dirò alla fine di questo video le mie impressioni su questo calendario. Vi dico già che mi aspettavo di trovare all'interno più di una capsula, perché comunque 35 euro, a meno che qui ci sia una sorpresona, però insomma non è che costa proprio poco, ecco. Ma ripeto, lasciamo le considerazioni alla fine di questo video, perché sennò non ha più senso. Numero 2, apriamo la casellina numero 2. È sempre bello aprire le caselline dei calendari dell'avvento, e questo riesco anche a tenerlo in mano, a farvelo vedere bene. Non mi cade. Capsulina, questa cos'è? Grigia? Nera? Allora, Ispirazione Firenze Arpeggio. No, questa è quella viola. Devo dire che sono anche incastrate bene le capsule all'interno, così almeno non si muovono, non cadono. Su questo non si può dire niente. Intensità 9, quindi più forte, ed è
La capsula viola, anche questa piace molto a Gigi come tipologia di caffè, è decisamente più forte, più corposo anche come caffè. Dato che io non lo bevo, vi riferisco quello che so. Non è una recensione personale, ma vi riferisco quello che mi dicono le persone che bevono il caffè Nespresso che conosco, cioè praticamente tutta la mia famiglia. Ormai abbiamo tutti la Nespresso, anche i nostri amici hanno la Nespresso, quindi. Io assorbo quello che dicono loro sulle varie capsule e ve lo riferisco a voi. Numero 3. Questa forse è grigia. Abbiamo un'ispirazione Roma intensità 8. Questo dovrebbe essere il caffè preferito di mio papà, perché mi ricordo che le cialde sono quelle, le capsule sono quelle grigio antracite. Dovrebbe essere tipo un caffè ristretto, un caffè bello, bello strong, perché lui beve quello molto, molto forte e questo dovrebbe essere uno dei suoi preferiti, quindi il Roma. Vi faccio vedere da vicino il calendario e come sono fissate le cialde. Vedete, si infilano nel cartoncino alla base e così non si muovono, cosa veramente molto intelligente. Passiamo al numero 4 che è qui. Numero 4, cosa abbiamo? Qui abbiamo un'ispirazione Napoli, una bellissima capsula rossa. Qui abbiamo un'intensità 13 perché giustamente è il Napoli e quindi è bello forte. Guardate che bella che è. Numero 5 che si trova qui sotto. Spero che ci siano anche tipologie di caffè come quello alla vaniglia, quello al caramello, quello al cioccolato. Quelli li ho assaggiati anch'io, devo dire che sono molto buone. Qui abbiamo un'ispirazione Venezia intensità 8, anche questo l'abbiamo provato e questo dovrebbe, aiuto, se riesco a tirare fuori la capsula, questo dovrebbe essere il caffè preferito da mia cognata, quindi questo sicuramente lo terrò per lei. È fatto come il Napoli, soltanto che è dorato. Passiamo alla numero 6 che è qui. Si aprono anche abbastanza bene le caselline. Qui abbiamo un'ispirazione ristretto italiano intensità 10 e la capsula è quella nera. Questo insieme al Roma sono i caffè preferiti di mio papà. La casellina numero 7 si trova qui accanto alla numero 6, non si può sbagliare. Mi sembra davvero di spacchettare un pandoro perché la confezione è quella. Comunque qui abbiamo un Palermo Kazar intensità 12, quindi bello forte. Questo non credo di averlo mai acquistato. La capsula è quella blu scurissima, direi. No, questo non l'abbiamo mai provato. Numero 8, siamo qua sopra e abbiamo un Etiopia, Master Origin Etiopia. Intensità 4, quindi abbastanza tranquillo. Quindi questo forse potrei provare ad assaggiarlo anch'io. Guardate che bello il colore, è stupendo, una sorta di rose gold, molto bello. E c'è scritto Etiopia. Numero 9, eccoci qui. Questo sembra simile a Etiopia. E questo invece è il Colombia, intensità 6, quindi un pochettino più forte dell'Etiopia. È molto simile, ma è rosa con la scritta sempre Colombia. Numero 10. Mi piace questa cosa che si passa da un lato all'altro della confezione. Numero 10, cosa abbiamo? Vedo un color oro. Questo si chiama Cosi. Cosi o così? No, credo che sia Cosi. Sì, non l'abbiamo mai provato questo. È questo color tortora metallizzato. Qui non ho visto l'intensità, siamo ad un'intensità 4, quindi anche questo è abbastanza leggero, ma ripeto, non l'abbiamo mai acquistato questo. Numero 11, numero 11, siamo qui. E qui abbiamo un'intensità 11 e un bellissimo verde per l'India. Eccolo qua, anche qui c'è la scritta India. Ok, così riuscite a vederla. Numero 12. Ridendo e scherzando, siamo arrivati a metà calendario dell'avvento. Numero 12, questo l'ho già visto ed è Volluto. Vabbè, questo è famosissimo. Fa venire subito in mente la pubblicità di George Clooney. Questa cialda color oro. Credo che sia forse la più famosa, la tipologia più famosa di caffè di Nespresso. Intensità 4. Numero 13, sempre su questo lato
del calendario e abbiamo un'ispirazione ristretto decaffeinato. Intensità 10, questo lo terrò per mio nonno che beve il decaffeinato. La cialda è nera come quella classica del ristretto, ma c'è qui un bordino rosso, bordo, non so se riuscite a vederlo, per distinguerla dal ristretto classico. Anche la parte sopra qui è bordo. Poi andiamo avanti con il numero 14, eccolo qui, possibilmente senza sfondare il calendario, e abbiamo un'ispirazione Firenze, arpeggio decaffeinato, intensità 9. Anche questo è decaffeinato e questo lo destinerò a mia suocera, perché anche lei beve il decaffeinato. Ovviamente parlo sempre nell'ipotesi in cui riusciremo a rivedere i nostri familiari per Natale, nonostante questa brutta situazione, questo Covid maledetto. Speriamo di riuscire a passare le feste in tranquillità e in serenità con le nostre famiglie, quindi incrociamo tutti le dita. Comunque questa è la cialda di arpeggio decaffeinato, anche qui c'è il bordino bordeaux e la parte alta bordeaux per distinguerlo dal classico arpeggio. Piccola parentesi, trovo che sia veramente molto carino come calendario. Nel momento in cui si hanno anche degli ospiti, si tira fuori la capsula, si fa il caffè, molto carina come idea. Numero 15, eccoci qui, vedo dell'oro, del rosso, super natalizio, e abbiamo Amaretti Flavor. Questo deve essere nuovo perché non l'avevo mai visto, quindi caffè all'amaretto. E questa è la capsula dorata e rossa, veramente molto molto natalizia, super natalizia. Ecco, questo apprezzo. Passiamo al numero 16, eccoci qua. Numero 16, vedo del verde, dell'oro, torta di nocciole Flavor. Wow, ma questo non so se si tratta di edizioni limitate apposta per il calendario dell'avvento o se sono proprio delle capsule che hanno creato e che fanno parte della linea permanente di Nespresso. Io spero di sì, perché è molto interessante, la faccenda si fa molto interessante. Questa è simile alla capsula di prima, ma è dorata e verde, anche questa è super natalizia. Ho la sensazione che si tratti di un'edizione limitata comunque, però è una cosa molto carina. Poi nel numero 17 abbiamo il caffè e intensità 13, quindi anche questo è il massimo dell'intensità, bello forte, e la capsula è questa. Anche questa molto natalizia, dorata e blu, un bel blu scuro. Apprezzo anche il fatto che abbiano dei disegni diversi l'uno dall'altro, ovviamente non influisce sulla qualità del caffè chiaramente, ma faccio un apprezzamento solo dal punto di vista estetico. Numero 18, qui in basso, e questo è En Vivo Lungo, intensità 9, questo fa parte della linea permanente di Nespresso, ed eccolo qua, questo bel color rame. Sapete che nel definire i colori non è che sono proprio. Numero 19, qui abbiamo Fortissimo Lungo, intensità 8, e la capsula è quella verde color petrolio ottaneo. La riconosco benissimo perché anche questo è uno dei preferiti di Gigi. Lui ama il caffè lungo, non raramente beve il caffè ristretto, caffè corto, ama proprio il caffè lungo, e quindi questo è uno dei suoi preferiti tra tutti. Numero 20, dobbiamo andare dall'altra parte, eccoci qua, 20. Spero di trovarne ancora qualcuna un po' particolare. Qui abbiamo l'inizio lungo, intensità 4, e la capsula è quella arancione. Poi numero 21, il compleanno di mia nonna, il 21 di dicembre. Apriamo e cosa c'è? C'è Vivalto Lungo, anche questo intensità 4. È bello perché si spazia comunque da intensità molto alte a quelle più basse, quindi è una cosa che apprezzo, anche perché non è che tutti amano il caffè fortissimo. Numero 22, qui abbiamo Vivalto Lungo decaffeinato, quindi siamo a quota 3 decaffeinati per ora su 24. E questo è sempre sull'azzurro, ma anche qui abbiamo il bordino bordeaux e anche qui la parte bordeaux per distinguerla dalla capsula classica. Numero 23, dove sei numero 23? Ti avevo visto qui.
Ok, quindi ultima casellina che riguarda le capsule di caffè, perché poi il 24 è qui e dovrebbe avere una sorpresa. E secondo me non ci sono delle capsule di caffè nel 24, ma deve esserci qualcosa di diverso, appunto. Qui abbiamo un Nicaragua intensità 5 e questa è la capsula, tutta dorata con la scritta Nicaragua. Ok, è arrivato il momento che aspettavo di più dall'inizio dello spacchettamento. Qui abbiamo il numero 24 che è decisamente più grande rispetto a tutte le altre caselline. Come si apre? Vediamo un po'. Faccio vedere prima voi. Vedo qualcosa di specchiato. Vediamo un po'. C'è una tazzina, un bicchierino da caffè, una tazzina molto carina. Molto bella, è molto pesante anche, è dorata e richiama proprio la forma delle capsule di Nespresso. Molto carina, veramente molto molto bella. Aiuto, ma ce n'è una, aspettate perché ce n'è un'altra. Non l'avevo vista, sono due, sì, sono due. Due tazzine da caffè, una oro e una rossa, ovviamente. Colori più natalizi di questi non ce n'è. Molto, molto carine. Sono veramente molto, molto pesanti. Ecco, non me le aspettavo due. Carine. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo calendario. Credo che sarà l'ultimo calendario per quest'anno. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Considerazioni su questo calendario. Allora, le tazzine molto carine, molto pesanti, quindi anche di buona qualità. Però devo dire la verità, 35 euro. Mi aspettavo qualcosa di più. Se calcoliamo che ogni capsula Nespresso costa tra i 40 e i 50 centesimi, perché poi ci sono quelle ad edizione limitata, un po' più particolari, che costano un pochettino di più, sinceramente comunque sia mi aspettavo qualcosa di meglio. Si sono un po' sprecati. Mi aspettavo almeno due capsule all'interno di ogni casellina, perché in questo modo poteva anche essere un'idea carina da regalare ad una coppia. Così da avere appunto due capsule ogni giorno per farsi il caffè, no? Secondo me potevano sprecarsi un pochettino di più, ecco. Poi sulla qualità del caffè non c'è dubbio, le capsule originali sono sicuramente buonissime, però ecco, insomma, 35 euro non è proprio poco per quello che si trova all'interno del calendario. Fatemi sapere se la pensate anche voi così, è comunque una bellissima idea regalo, fa la sua scena. È bello il fatto che ogni giorno ci sia un caffè diverso. Ho apprezzato questo, che non c'è un caffè che si ripete, ma sono tutti diversi uno dall'altro, quindi questo sicuramente è appunto a suo favore, però ecco, il prezzo non è proprio basso. Volendo, si potrebbe anche fare un calendario dell'avvento fai da te. Con all'interno delle cialde, delle capsule di caffè, in questo caso le comprate a parte, magari ne mettete due all'interno di ogni casellina per ogni giorno e mixandole qua e là, magari non facendole proprio tutte diverse, però mischiandone qualcuna in modo da avere un po' più tipologie e magari anche qui l'ultimo giorno si può inserire una sorpresa come una tazzina, due tazzine o cucchiaini, qualcosa del genere, però ecco. Sì, volendo si potrebbe riprodurre la stessa cosa ad un prezzo inferiore. Ma ripeto, la sua figura la fa, è comunque un bellissimo regalo. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo con me oppure no, perché ci mancherebbe, è soltanto la mia modestissima opinione. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like, se vi va. Vi mando un bacione grande, e al prossimo video, ciao!